Sì, allora Alessandro Gatto, l'autore del pareggio per il Chieti, avete raddrizzato una partita non facile, soprattutto nel primo tempo. Sì, beh, penso che sia stato il risultato più giusto per quello che poi è stata la partita. Nel primo tempo devo dire che loro hanno fatto magari qualcosina in più, noi abbiamo approcciato un po' la gara anche in maniera buona, però con un po' di timore, poi abbiamo preso un gol con una grande giocata del singolo, però come sempre questa squadra dimostra di avere un grande carattere, perché approcciare il secondo tempo in questa maniera, in uno stadio importante con un pubblico così, non era semplice, quindi siamo molto, molto contenti di questo pareggio, anche se ovviamente volevamo i tre punti come noi, come anche l'Aquila, era un derby e quindi volevamo vincere. Alessandro, si può dire che per te questa seconda rete è una sorta di liberazione? Non segnavi da un bel po'? No, cioè ormai nel senso ho le spalle, come si suol dire, abbastanza larghe. È ovvio, il gol fa sempre piacere perché ti dà fiducia, ti dà consapevolezza, ma non dimentichiamoci, è vero, magari se ne parla poco, ma anche degli assist è importante. Io ho fatto già 5 assist in questo campionato, quindi adesso penso di essere anche in linea con i miei obiettivi, però è chiaro, sono molto contento perché era da un po' che non esultavo con i miei tifosi. A proposito di assist, Castellano ti ha dato una palla d'oro. Sì, una grande sul filo del fuorigioco. Sì, è stata un'azione comunque molto, molto veloce. Io ho aspettato l'attimo giusto mentre lui mi dava la palla. È stato bravo, comunque c'ha qualità, un giocatore che ci darà sicuramente una mano e sono molto, molto contento. Senti, qualcuno ci ha detto che hai esultato in maniera particolare perché in tribuna c'era la mamma, è vero? Sì, è cosa rara per me avere mia mamma allo stadio. Sì, ovviamente la dedica è a mia mamma, non volevo né provocare il pubblico. Infatti ho cercato di farlo capire che c'era mia mamma, e poi devo dire che il pubblico, devo fare i complimenti, che comunque ci sta, che magari era un po' arrabbiato, però è stato molto educato perché mia mamma era proprio in mezzo ai tifosi dell'Aquila. Avete pochissimo tempo per riposarvi perché mercoledì c'è la continuazione di questa gara interrotta intorno al 20°, 22°, si ripartirà da lì contro l'Atletico Ascoli. Naturalmente i tre punti per voi sono d'obbligo per non perdere troppo contatto dal campo basso. Sì, è la difficoltà che hanno le squadre che sono tra virgolette obbligate a fare un campionato di vertice. Sappiamo che quella di mercoledì per noi sarà una finalissima anche partendo dal 20°, però è chiaro che con i risultati delle altre squadre comunque il Campobasso sta viaggiando a una velocità comunque veramente importante. Noi siamo, è brutto dirlo, obbligati a vincere, ma per rimanere al passo con le grandi, ma comunque non ci faremo sicuramente trovare impreparati. L'ultima sugli spalti, 500 tifosi più quelli che stavano magari anche in tribuna. Sì, per noi è motivo di orgoglio avere sempre i nostri tifosi al seguito. Devo dire che questo entusiasmo che si è creato è stato creato anche cioè è stato frutto, diciamo, di tutti. I meriti sono condivisi dalla società, la squadra e poi i tifosi in primis, perché sono loro che poi ci danno il sostegno. Infatti noi dall'inizio del campionato ad oggi siamo sempre stati tra virgolette in 12 e quindi abbiamo quella spinta in più che forse oggi ci ha permesso di pareggiare la partita.